John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con Gabboman. Sì. Sì. Ciao. Confermi? Abbastanza. Ah, vabbè. E oggi, ragazzi, voglio parlarvi di un Liverpool che sta spendendo come dei cani. Perché il Liverpool è arrivato in finale di Champions, ora spenderà i soldi e soprattutto vuole arricchirsi, cioè vuole arricchirsi, vuole arricchire la rosa per cercare di vincere la Coppa dei Campioni. Infatti ha già speso esattamente, io ho messo nel titolo 101, ha speso già 110 milioni. Ha preso Fabinho a 50 milioni di euro e Naby Keita a 60 milioni di euro. Naby Keita, centrocampista dell'Ipsia, Fabinho, giocatore secondo me stratosferico, adesso ne parleremo, io non so tu che cosa ne pensi. Spende tanto, secondo me fa paura, anche se comunque forse, ma diciamo si sta spendendo un po' alla Liverpool, cioè sta spendendo sta per spendendo giocatori un po' alla inglese. Sì, perché sì, comunque sì, i sì, giocatori capisco i valori del mercato e quant'altro, ma strapagati. Sì, 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 senz'altro. Naby Keita sicuramente un giocatore da talento, da prospettiva e tutto quello che volete, però insomma, pagato 60 milioni sterline di euro. O euro? Milioni di euro. Ecco, è tanto comunque. Cioè, nel senso, hanno pagato un tot di sterline che tradotto sono 60 milioni di euro. È veramente e tanto. 40, e 50 per Fabinho. Ecco, Fabinho, allora, a me Fabinho mi fa impazzire. Anche ragazzi. A me fa impazzire, ma perché c'è una certa età. Quanti anni no, c'ha? No, Fabinho è giovane. Quanto Fabinho, giovane? Fabinho è parecchio giovane. È 92. La cosa che mi fa ma va in mi giro fa da parecchio, quindi pensavo. Giocava nel Monaco Fabinho. Sì, sì. La cosa che mi fa impazzire di Fabinho a me, ragazzi, è che può giocare centrocampista, è terzino, duttile. Può giocare davvero dappertutto. Fa tutti è i fortissimo. E Naby Keita, a te ti piace Naby Keita? Assolutamente sì. Però 60 milioni di, cioè, nel senso, ma che ha fatto? Cioè, ma che ha fatto? Perché Kanté me costa 50? È costato Kanté 50 milioni? E perché sì. Keita 60? È vero che i prezzi si sono alzati. Allora, 93, nel giro scusate, è 93. 93. Beh, giovane, parecchio giovane. Fabinho, me lo confermi? Sì. 93. No, Fabinho 93? Sì, 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 sì. Sì, è tanto che sta in giro, ma è esploso da giovane. Sì, assolutamente. Cioè, ragazzi, io penso che Liverpool si stia attrezzando molto bene. Fra l'altro sono due colpi che poi bisognerà vederli, perché uno può giocare, cioè Fabinho dove gioca? Terzino sinistro o centrocampista? Io credo centrocampista. Però che fai? Perché comunque c'è Wijnaldum, c'hai Henderson, c'hai Naby Keita. Henderson è il capitano. Sono delle alternative che vanno a rinforzare il reparto. Hanno trovato via Emre Can. Hanno perso Emre Can. Che comunque nell'ultima parte della stagione ha giocato molto molto meno. Sì, è vero. Vabbè, ma perché sapevano sarebbe andato via. Infatti tipo con la Roma non c'era Emre Can. Sì, sì. Vabbè, ma è normale. Infatti poi hanno lanciato Wijnaldum. Io, ragazzi, ho pensato, no, cioè secondo me spendono 60 perché allora, che età piace a tutti, siamo d'accordo? Sì. Fortissimo, non si può dire di no, piace a tutti. Ma io ho scritto sta cosa, no? Ho detto, ma invece di spendere 60 per Keita, per dire, no, non potevi tenere Wijnaldum titolare, prendere Cancelo e Digne, Buffon a parametro zero e tu c'è fuori sta formazione, Buffon in porta, a destra Cancelo, a sinistra Digne, centrali e De Vrij ovviamente a zero, centrali coppia olandese Van Dijk De Vrij, a centrocampo Wijnaldum, Henderson, Fabinho, davanti Salah, Firmino e Mané. Invece restano eternamente con i buchi perché dietro la difesa fa ridere. Sì. Io voglio che tu adesso mi cerchi da voce fuori campo tutta la difesa del Liverpool e che mi leggi tutta la difesa del Liverpool, perché al di là di Van Dijk, secondo me il Liverpool non ha giocatori all'altezza di potesse giocare una finale di Champions. Hanno Matip, Lovren, sono tra virgolette poca roba. Arnold, se c'è Arnold che giocherebbero soltanto in Premier. Perché non è veloce come calcio. No, è vero. Cioè, in un ma vogliamo anche dire un Matip in Serie A, un Lovren in Serie A. No, Lovren giocherebbe tipo nella Sampdoria. Ma neanche. Matip forse al Bologna. Ma tutto rispetto, rispetto nel senso, squadre di metà classifica. Il Liverpool è comunque una squadra. Sampdoria, diciamo, un po' alto, medio-alto sì. Classifica. Liverpool è una squadra che punta dal centrocampo in su. Sì, cerca ma sempre di fare quel qualcosa in più oltre la fase difensiva, quindi magari è un po' il Rocky di Balboa della situazione, no? Quello che incassa ma cerca sempre di dare quel cazzotto in più, ecco. Sì, sì. Una filosofia un po' zemagnana, anche se comunque c'è un equilibrio tattico e difensivo comunque abbastanza importante. Non è che prende 36 gol no, la partita, però comunque diciamo che quando tutte le stagioni Van Dijk, Matip, Lovren è l'ultimo è Klavan c'ha 35 anni, mi sa. Sì, sì. No, 35. Sì. No. E Gomez. Quanti anni ha Klavan? 33 anni.
Sì, io. Cioè, ma spendi i soldi piuttosto dello stipendio per De Vrij. Ma prendi piuttosto. Però è il capitano dell'Estonia. Ah, scusa. Scusa, allora no, okay. Scusa. Però, ok, che. No, ok, nel senso, sti cazzi. Vabbè, però voglio dire. A meno che il Liverpool non inizierà a spenderne ulteriori di 100 milioni e magari comincerà a rinforzare anche il reparto difensivo. No, infatti. Però, no. Ecco. Salah rimarrà? Questo è un altro, Salah, secondo me è un altro punto interrogativo, Salah. Perché di offerte il giocatore ne ha tante. Salah secondo me rimarrà. Potrebbe anche magari decidere di andare da qualche altra parte, visto che comunque la finale dei Champions League è andata come è andata. Chi lo sa? Tu che ne pensi? Io penso che il Liverpool, se vuole vincere la Champions, deve rinforzarsi dietro, perché la Champions sì, si vince tanto davanti, ma non devi prendere coppe e vincere la Champions. Chiunque affronterà il Madrid finisce sempre che ne prende 2, 3, 4, e quindi deve stare attento, deve cercare di trovare un equilibrio. Il Liverpool l'equilibrio non ce l'ha, sapete già come è passato con la Roma. Io, ragazzi, come sempre, voglio chiedervi voi che cosa ne pensate. Secondo voi, ok, Fabinho e Nabi Keita sono colpi fortissimi, 110 milioni di euro, giocatori fortissimi, però avreste speso quei soldi in modo diverso? Io sinceramente sì. Fatemi sapere con un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi a entrambi i canali, quindi Sequel e Gabman, iscrivetevi anche al buon Kundispa che ci ha dato una mano dalle retrovie Bella per sapere l'età dei giocatori, che noi ogni anno ce li ricordiamo. Vabbè, ma uno non si può ricordare tutto, cioè sarebbe veramente da macchine. Va bene? Tipo Ronaldo. Ronaldo è una macchina. Vi ringrazio come sempre per la visione. Se invece il video è piaciuto, dislike quello invece avesse fatto cagare. Seguite tutti i nostri social, quindi Simone Sequel trattino basso official, Gaboman 7 con Dispa su Instagram, tutti quanti. Io mi chiamo Sequel anche su Facebook. Buon show, Lala, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella.